ho il piacere, l'onore. Tira fuori la maglietta, forza, dai, tira fuori la maglietta. Vediamo. Dov'è? Eccola. Madonna mia. Eccola. Eccola. Allora, aspetta, io Legale. esco. No, no, Legale così. aspetta, aspetta, adesso devo fare aspetta, giro qui perché devo fare una bella cosa. Allora, questa qui è la numero 11 che avevo io quando ero al mini basket. Piccolo retroscena, ma ci tenevo tantissimo. Torniamo di là. Ugo, come stai? Dove sei? Che stai facendo? Sono a Milano, a casa mia, e niente, contento di poter parlare con te di una parte della mia vita così, così importante, così, così determinante. Sai, per me il fatto di aver lasciato casa a 17 anni, 18, non essere mai uscito da casa mia ed essere stato catapultato a Reggio. Il Reggio diventare la mia seconda casa è stato incredibile, capito? Cioè, magari Reggio no, in quel momento lì non diventava quello che è diventato per me e sarebbe andato tutto storto. Invece Reggio è diventata una casa per me. Cioè, Reggio è diventata la mia area di comfort in quel momento. E quindi io credo che sia stato quello la cosa più importante. Ma devi sapere che io sto montando un documentario, anzi ringrazio il coach Gaetano Gebbe che mi ha fornito dei filmati Grazie. bellissimi che penso che tu non hai. Tirato fuori situazioni di Piombino, di Forlì, di una formazione juniores, dove c'era questo Madonna, playmaker Madonna, Madonna. col Cioè, numero 7, poi devo tantissimo a lui, devo a Gaetano, al suo staff, a Tripodi, a De Benedetto. Cioè, era un gruppo di lavoro pazzesco e loro sapevano come tirare il meglio di ogni suo allievo, ed eravamo tutti bimbi. È stato bellissimo. sentimi, il tuo è stato un sogno. Io qualche tempo fa ho intervistato Gaetano, Gebbia e Flavio Tranquillo che mi dicevano che prima di Manu, il vero giocatore argentino che sondavano gli Spurs, eri tu, cioè dovevi andare tu in NBA. Tu, la sapevi tu questa storia qui? Sì, però io non la racconto molto volentieri perché ho detto, guarda se sceglievano meno scoprivano Manu, era un disastro. Ah, invece no, io avevo cioè, mi erano arrivate alle orecchie questi commenti qua. Poi sai, il fatto dell'infortunio, dell'operazione, via dicendo, le ginocchia era, insomma, ma io credo che la scelta sia stata perfetta di lottare su Manu. Vabbè, col senno di poi è facile dirlo, noi Certo. l'abbiamo avuto No, qui io diciamo, qualche. diciamo che io sono nato troppo presto. Fossi nato con 10 anni in meno, forse avrei avuto le mie chance. Forse in quel periodo la NBA era proibitiva, cioè proibitiva per chiunque. Cioè, non dimentichiamo che uno chiamato Petrovic ha fatto fatica all'inizio a giocare lì dentro. Cioè, era uno che si chiamava Petrovic. E quindi in quel momento lì la NBA, era esclusiva, non era inclusiva. Quindi poi giustamente poi ha aperto le frontiere ai giocatori esteri e quindi la NBA è diventata globale anche da un punto di vista visivo. Sì, io sono d'accordo con te. Di questi tempi, fossi nato nel 2001, giocheresti lì 87 minuti con tanto di convocazione allo Esatto, Star Game, ma senza esatto. dubbio proprio. Sono Va passati bene. tanti anni, sono passati tanti anni e tante cose sono cambiate. È anche vero che il merito ve lo siete conquistato voi, per esempio, della nazionale argentina, perché quello che avete scritto voi è un qualcosa di bellissimo e forse di irripetibile, non me ne voglia chi gioca adesso, però eravate una squadra meravigliosa con un tasso di Viola Reggio Calabria altissimo, perché io ho avuto modo di intervistare Leo Palladino che è uscito fuori poco dopo da quella Esatto. selezione. Voi eravate quattro, eravate tu, Ale Montecchia, Carlos Sì. e Manu, cioè per noi è un orgoglio una situazione del genere. Guarda, noi dobbiamo all'Europa tantissimo, perché poi
non solo quelli che hanno passato per Reggio, sino anche tutti gli altri che poi hanno bazzicato squadre europee e via dicendo. Diciamo che in ogni posto dove siamo stati, chi ci ha levato, chi ci ha coccolato, ci ha aiutato a crescere ancora di più quel talento nascosto che avevamo. Poi, sai, arrivi alla fine, giochi insieme, una squadra di talento, una squadra a cui piacevano anche gli schiaffi, e sai, diventa un combo esplosivo, che poi è stato quello che ci ha permesso di vincere o di arrivare a giocarci momenti importanti della pallacanestro. Vedi Indianapolis, che comunque ci è scappato all'ultimo tiro mondiale, per poi vincere 2 anni dopo le Olimpiadi, mettendo in riga tutte e due le volte il Dream Team. Quindi, sai, chiunque anela andare a giocare in quella lega lì, perché è la migliore al mondo, e se tu riesci a competere con questi e vincere contro questi, dici, beh, non siamo lontano. Bisogna dire anche che le regole erano un po' diverse, le regole FIBA, le regole NBA sono leggermente diverse, quindi diciamo che rallentano un po' loro, però alla fine loro sono i migliori, quindi poter vincere contro i migliori alla fine ripaga del lavoro che hai fatto. Allora, saluto Alessandro Pisa, che è un mio amico e ci ha messo in contatto. Ho ritrovato Ale. Ugo e mi ricollego su questo, che io sono un grandissimo appassionato di scarpe. Qualche tempo fa abbiamo pubblicato una foto dove ci sei tu, Roberto Bullara e Marco Campanaro. In tanti hanno scritto: quello è un fotomontaggio, perché Ugo non ha mai giocato con Mark. In realtà Mark ha scritto dagli Stati Uniti e ha detto: eravamo in una tournée, è tutto vero, esatto. È una foto vera. Posso raccontare una cosa successa nella tournée? Sì, allora, sì. Giorgio Rifatti ed io dovevamo tornare in Argentina, quindi noi siamo andati a fare questa tournée e Mark Campanaro si doveva svegliare quel giorno lì, ci doveva accompagnare all'aeroporto. Ok, cioè, bravo, comincia a fare... Ok. A Mark non l'abbiamo visto, quindi noi siamo andati all'aeroporto, non sapevamo che aereo prendere, non sapevamo dove andare, però è stato divertente, perché poi alla fine in qualche modo, sai, la pappa pronta non ti aiuta a crescere. Il fatto che ci ha lasciato da soli e siamo dovuti andare in aeroporto con Giorgio a cercare qual era l'aeroporto, perché poi eravamo a Orlando, però dovevamo andare a Miami e poi partire per l'Argentina, quindi un disastro. Però grande Mark Campanaro. Sì, ho giocato Facci sapere dove eri quella notte a questo punto, noi aspettiamo notizie, mandaci anche l'identikit della donna, cioè dici tu. Esatto. Siamo molto curiosi. Non si è presentato la pelle la mattina. Meraviglioso. Comunque avevate le scarpe tutte e tre fantastiche, che erano le Flight dell'89 e lui aveva le David Robinson, parliamo di preistoria. Io nere l'avevo. Tu bianche pure, sai, tu pure bianche, poi ti manderò la foto, tutte e tre bianche. È anche vero che in quegli anni la viola aveva Nike come sponsor tecnico delle magliette, esatto. Era l'anno standard, arrivavi nel settore giovanile, insomma. Esatto, era l'anno precedente al mio, insomma, cioè quell'anno lì con il padron. Sorsi che fecero una grande annata al Botteghelle. Al Botteghelle era la scatola. Era Botteghelle, assolutamente. Era il Botteghelle. Pazzesco. Sì, con Dan Caldwell, Avegna. Cioè, c'era come short, secondo americano Jones, che era un americano silenzioso, ma che tirava giù un sacco di rimbalzi. Esatto, Donato, Gustavo, Sandro. Esatto. C'era Gian Piero Savio che metteva le bombe. E Gus Lotti. C'era Spattaro. Sì. Tu facevi il tifoso, no? Come? Tu facevi il tifoso quegli anni. Eri ancora ragazzo. Beh, noi siamo arrivati alla fine e io ho visto la viola contro la Philip in Milano. In quel momento lì, come no? Partita dalla Madonna, bellissima, sì. Con D'Antoni con i baffettini, cioè, bellissima, molto bella. Io avevo 10 anni, però me lo ricordo come se fosse ieri, l'abbiamo chiesto a Dan Peterson tantissime volte, è stata la fine del ciclo
della grande Olimpia Milano, perché giocavano D'Antoni, giocava Dino Meneghin, Bob McAdoo. Esatto, quella partita lì segna la fine ufficiale del ciclo dell'Olimpia, della grande Olimpia di Dan Peterson. Allenava Casalini, non era Dana, però era sempre quella squadra lì. C'era anche Vittorio Gallinari, Pittis, giovanissimo. Sì, esatto. Sì, mamma che ricordi, esatto. Ragazzi. Montecchi, Pabro, sì. Sì, assolutamente, assolutamente. Va bene. Io mi fa un po' strano chiedertelo, perché tu sei stato il beniamino di generazione in generazione, che tu eri il golden boy di Reggio Calabria, eri il ragazzo che tutti volevamo diventare. Posso dire questo? Non sono mai stato così cazziato in vita mia come a Reggio Calabria, cioè te lo giuro, era tipo, cioè, chiunque si sentiva libero di cazziarmi, quindi c'è, cioè, per strada andavo a fare: ma cosa fai qua? Devi tornare a casa, torna a casa. E quindi, cioè, e tu ascoltavi tutti, perché poi alla fine, sai, era una grandissima famiglia, anche la polizia, cioè blocco stradale, ti fermavano e ti dicevano: ma Ugo, cosa fai a quest'ora fuori? Devi tornare a casa, è tardi. Cioè, la polizia, capito? Cioè, tutti seguivano la squadra ed era bellissimo. Cioè, questo io poi non l'ho trovato più da nessuna parte. Quindi, per questo ti dico che, cioè, non c'è mai... Cioè, per me è stata la squadra della città perfetta al momento giusto. Infatti, quando Manu mi chiese dove doveva andare, che aveva un'offerta da Reggio Calabria, da un'altra squadra, io ho detto a Reggio Calabria, perché ti troverai. Io sapevo cosa andava incontro, cosa andava a trovare una volta che avessi scelto di andare lì. Ed è stato bellissimo, bellissimo. Sì, è bello che Manu riconosce questo, perché uno potrebbe pensare, uno che diventa campione NBA si dimentica di quello che è stato. Invece no, lui si ricorda tutto passo per passo. Ricorda, ma perché è arrivato Manu, lì. Ma Manu non è solo un giocatore di basket. Manu non è bravo a giocare a basket. Manu ha un cervello impressionante. Cioè, ha un'intelligenza incredibile. Ha un lato umano pazzesco. Cioè, stiamo parlando di uno che, se potesse, o votato, potrebbe fare il presidente di qualche paese, te lo dico, è così, facilmente. Sì. Magari, se ci risentiamo questa intervista tra qualche anno, potrebbe anche realizzarsi questa cosa, e forse sarebbe per lui, però magari stiamo fantasticando. Ugo, invece, a distanza di tanti anni, devi sapere che tuoi amici coetanei, ogni tanto, parlando di basket con me, mi dicono: sai, io con Ugo andavo in moto insieme, sulla Toyota, su quello, su quella, cioè, raccontano storie bellissime. Allora, cos'è che vuoi sapere? Com'era Reggio Calabria bella, quella da vivere? Era tutto un divertimento. Allora, per noi era un parco di divertimento, capito? Cioè, per noi era il parco di divertimento, capito? Perché, ti ripeto, cioè, era un grande parco, e dove andavi, cioè, la gente ti riconosceva, o ti conosceva veramente, e ti cazziava, o ti diceva qualcosa inerente alla squadra, inerente a quello che stavi facendo. Andavamo spesso nella Stramonte a mangiare, tipo con le macchine, quindi andavamo in spiaggia e sgonfiavamo le ruote e andavamo vicino al mare con il fuoristrada, oppure quando ho comprato la moto insieme a Gus e a una banda di motocheri, cioè andavamo a fare un giro sempre in montagna. Cioè, io ti ripeto, ho vissuto momenti bellissimi. Cioè, io a Reggio la ricordo con molto amore, perché è stata come una madre per me Reggio, capito? Cioè, sono stato sbestato dalla mia, cioè, mi ha abbracciato come se fosse una madre la città di Reggio. E questo... Ma che moto avevi? Avevo una Africa Twin. Io avevo una Africa Twin. Sì, una Africa Twin bellissima. E Gus aveva un Suzuki Big 800. E quindi andavamo su alla Spramonte a mangiare, cioè, in casa di chiunque, ci fermavamo, facevamo i chilometri fino a che il giudice è venuto a saperlo, qualcuno è venuto a saperlo, e ci hanno detto: ehi, moto basta, no, non potete usare più le moto. E quindi un casino.
un casino. E poi abitavamo nello stesso appartamento, Gus, Giorgio e io. Quindi ogni tanto infatti mi chiamava perché si era fidanzato in quel momento lì, mi ricordo si chiamava Laura, e mi chiamava e mi diceva: Ugo, mi vieni a prendere? L'ho detto: dove sei, Giorgio? E sono rimasto giù nella sabbia, in una spiaggia, non riesco a uscire perché le gomme sono andate sotto. Quindi cioè, prendevamo la macchina alle 3 del mattino, andavamo a prendere, pazzesco, bellissimo. Bello, bellissimo. Sì, sì. Senti, invece, parlando di pallacanestro giocata, cioè, sì, è rimasta nel cuore quella squadra lì, che probabilmente è stata la squadra più forte di sempre che abbiamo visto a Reggio, una squadra con tanti rimpianti, con un rimpianto di un canestro maledetto che ancora riguardiamo sempre. Quello di Dean Garrett. Quello di Dean, è il 1993. Io ero in gita scolastica, io avevo 13 anni, ero un bambino del settore giovanile, ma però ricordo le lacrime mie e di tutti i miei compagni. Non è facile, allora voglio fare una distinzione che poi sembra brutta, ma non è la mia intenzione. Cioè, per il tifoso, per chi ama la squadra, cioè, quel momento lì forse passa una volta e non passa più, capito? Cioè, passa e tu dici: avevamo quella possibilità. Per il giocatore, quel tipo di situazione, magari la vivi ogni anno, capito? Cioè, tu devi essere in grado di poter gestire questo tipo di situazione. Sono più le volte che perdi che quelle che vinci. Però ti capitano molte di più di quelle che possono capitare a una città o a un tifoso. E quella di Reggio, cioè, contro la Benetton, è stata devastante, perché comunque, sai, molto, molto dubbia, si poteva decidere anche che il canestro fosse valido, e noi saremmo saltati a giocare contro la Virtus Bologna una semifinale, se non ricordo male. Però, vabbè. Se non sbaglio, Scavolini, anche se la Scavolini aveva qualche problemino, e l'eventuale finale sarebbe stata con la Virtus, che poi avete giocato voi simbolicamente a Bologna. Esatto, perché una partita, c'era un partita della rapporto. Madonna. Sì, sì, della quello Madonna, c'ho filmato, io, bellissima. Sì, 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 fatto una partita pazzesca. Era una squadra incredibile, con Carlo Recalcati, mentore assoluto, non solo un gestore di una squadra, ma un essere umano con la sua brillantezza di farsi seguire senza dover aprire bocca, capito? Cioè, io ho visto poche persone con questo potere qui, e Carlo era uno di questi. La facilità che aveva nel farsi seguire e nel fare accettare le sue idee di gioco era molto bello, molto. Cioè, tu lo sai che mi è capitato con Carlo Recalcati recentemente, abbiamo fatto un'intervista storica. E lui mi ha rinviato perché ha gli impegni con la nazionale. Poi ha detto: guarda, sabato pomeriggio alle 17 sono libero. Io annullo tutte le partite che avevo, pronto per Carlo Recalcati. Ero convinto che arrivasse a braccio, come stai facendo tu, perché è bella questa intervista. E a un certo punto gli ho fatto la domanda storica sulla Viola, e lui aveva gli appunti su quello che non era andata la prima stagione Panasonic, quella con Lanza, Clivo Righi. E io ho fatto: non può essere. Invece, sapevo statistiche perse, vinte, quello che non era andato, Caldwell che non si era ambientato, l'arrivo di Michael Young. Io sono rimasto scioccato. Esatto. Pazzesco. Con Dean Garland che si appostava dietro la macchina perché qualcuno le aveva rubato le cassette, quindi lo voleva trovare per picchiare. No. Io un giorno arrivo al parcheggio del Pentimele e vedo Dean Garrett, c'è un uomone di 2,15 m nascosto dietro una macchina. L'ho detto: Dean, cosa fai? Ho detto: mi fa shh. Sto aspettando che arriva il ladro, quello che mi ha rubato le cassette, lo voglio prendere. Ho detto: ma si ti vede? L'ho detto: non verrà mai. Era... A me Giovanni Benetto mi ha raccontato la storia invece del frullatore. Dice: voi allenavate e sentivo questo frullatore al palazzetto. Dice che c'era sto frullatore del fratello di Dean, che era con lui, che facevi i cocktail, che preparavi i cocktail, quindi senti il rumore del frullatore fuori. Sì. Pesava 180 kg, fratello, era una roba... Sì, capo di fuoco poi.
Sì, diciamo che la sua famiglia giocava un po' a football perché una volta portò un suo amico, pesava tipo 120 kg, tutto pieno di muscoli. E mi ricordo che non so perché, adesso non mi ricordo chi ha avuto un problema fisico alla fine dell'allenamento. Edin disse forse a Carlo: dice, lui, guarda che lui potrebbe giocare a basket. E tutti dicevano: ma no, dai, ma no, lascia. Cioè, lo volevano mettere sotto contratto dopo questo. No, non è che giocava, faceva la differenza, era devastante, capito? E quindi Dean era anche questo. A casa sua era la succursale della sosta, quindi la Sì, sosta, assolutamente. esatto. Sì. Quindi chiudeva la sosta e noi continuavamo a casa sua, cioè tutti quanti. E quindi Io saluto era una. Mimmo, devi sapere che la sosta è sempre super, è meglio di come era prima. Mancate voi, questa è un'assenza impattante, però io ricordo serate, c'eravate tu, Danilovic, Ginobili, ricordo serate Anche pazzesche. Sì, no, vero, vero, cose. questo dopo, è vero, 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 Sì, vero. questo dopo, cose meravigliose. Poi prima l'Italia, ricordo Calcutta, ricordo tanti alla sosta. Beh, È un Reggio, locale. secondo me, Reggio, bravo, Reggio è ricordato con tanto affetto da tutti, perché chiunque andava lì, cioè, viveva e respirava quello che abbiamo respirato noi come cittadini adottati, capito? Questo grande affetto, questo grande amore per questo sport e questa solidarietà, no? Questo dare, 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 sempre dare, ed era molto bello. Sì, assolutamente. Ugo, allora, è chiaro che le annate Panasonic sono state super impattanti. All'interno di quei DVD che ti dicevo, quelle videocassettorie dove ci sei tu con Giorgio, la formazione Juniores, c'era Livecchi, Fammà, eccetera, eccetera, Grande Rocco. ho trovato anche delle belle giocate di De Simone. Ma tu ti ricordi quando siete arrivati in Italia, tutti e tre? Esatto, noi prendiamo, noi, io non lo conoscevo, noi, tutto il collegamento è stato Vito Amato e Gaetano Gevi a farlo. Poi il giorno che devo prendere l'aereo, io sono andato a Buenos Aires e ho conosciuto De Simone. Che poi viaggiava quel giorno lì con i figli. E quindi, anche lui fece parte della squadra di Unione, cioè una bellissima bellissimo fisico, è un giocatore che saltava, un giocatore che tirava, cacchio, me lo ricordo bene. E il papà sì, era responsabile un pochettino di quello che era la parte giovanile, la parte, insomma, far crescere il settore giovanile. Sì, la parte organizzativa, devi sapere che ancora qui arrivano argentini anche nelle categorie giovanili perché vogliono diventare bravi come voi. Avete tracciato la strada, c'è una Beh, lui, però, grandissima lo tradizione. so, però noi siamo stati fortunatissimi perché siamo arrivati in un momento storico importante della viola, cioè, che quindi forse è stato più facile anche per noi poter fare la strada che abbiamo fatto. Insomma, oggi forse molti di questi vengono e a volte non hanno le garanzie di poter né giocare né poter sviluppare il proprio bagaglio tecnico. Sì, è proprio talento. Sì, su questo non c'è dubbio. Giorgio sta facendo una bella lotta con il suo lavoro, Giorgio Rifatti, per portare ragazze nella Esatto. femminile. E ci sta riuscendo, devo dire, dando una mano Esatto. a tante squadre. Beh, Giorgio, beh, sai, tu continui a parlare e continui a aprire i cassetti della mia mente. C'è Giorgio, un fratello, un compagno di vita, chiamalo come vuoi. Io mi appoggiavo molto in lui perché era, cioè, più o meno siamo della stessa età, però lui in quel momento lì era molto più responsabile, quindi, cioè, mi dava un senso di fratello maggiore, quindi, cioè, per me è stato sempre un punto di riferimento lui. E ti dico, cioè, qualsiasi lavoro avrebbe fatto dopo la pallacanestro, l'avrebbe fatto con lo stesso piglio che era quando giocava, cioè, era quel tipo di personaggio.
faccio vedere un po' di feedback. Panasonic Viola Rimini in un torneo, Rimini campione Italia Juniores con Ferroni, Semprini, Ruggeri. A un certo punto gli prendi il rimbalzo alla testa di Ruggeri, vai a contropiede, compagno libero sotto, arresto e tiro a tre, canestro. E poi ce n'è un'altra, Panasonic Viola contro Stefanel, Fucca vola a schiacciare e tu lo stoppi, la palla arriva fuori dal campo. Fucca non era un omino basso, No, era no. Banzaghi-Chiedrico. Qual è la giocata più bella che ricordi dei tempi di giocare? Beh, ce n'è una su tutte che porti con te dentro flashback. No, sai cosa mi ricordo? Mi ricordo più di Reggio. Cioè, le giocate sono state, erano belle. Cioè, poi sai, molte sono anche culate che tu fai perché ti vengono, sai, li provi in allenamento, poi ti vengono. Però quello che mi ricordo di più è il giorno che si è rotto il tavolone di vetro, cioè in quella palestrina dove ci allenavamo in alto, però era un tavolone di Arrighi, vetro, cioè arrighi. bravissimo, ma Ma cioè, non era di vetro. no, 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 era di vetro, ma all'inizio è Ah sì. caduto, si è frantumato in mille pezzi, cioè che se mi cade addosso, secondo me mi taglia a metà. I vetri sono arrivati verso l'altro canestro e io mi ricordo più di questo, che Gaetano Geva mi guardava e diceva: ma sei deficiente? Solo per fare una foto, eh. Noi volevamo, cioè, schiacciare e rimanere attaccati a questo ferro, capito? Cioè, ci hanno messo 6 anni per cambiarlo. Il bello di queste storie è che poi, a distanza di tempo, vengono rimodulate. Cioè, quando io arrivo in questo palazzetto, che ancora c'è, fanno attività giovanili, quando arrivo lì mi raccontano, devi sapere che qui arriva un ragazzo argentino che poi ha fatto carriera, che aveva i jeans tagliati a metà, le scarpe neanche da basket, tipo le Superga, e ha schiacciato, ha rotto tutto, un No, casino. io c'ho la foto, io c'ho la foto a casa mia perché questo compagno argentino mio che era venuto a trovarmi, mi ha fatto la foto esattamente quando io sono attaccato al ferro e il tavolone sta cadendo. Quindi io l'ho vestito, anzi, io l'ho vestito da basket con una maglietta dei Detroit Pistons, figurati, quindi c'ho la foto, e questo te lo posso dire. Mandamela Non quando ero vuoi, vestito manda. come. Quando è tempo, mandamela benissimo. Bellissimo, no, no, era pazzesco. Poi. Tipo, uscivamo da lì, andavamo al chioschito, quello che c'è scendendo verso il lungomare, che facevano Cesare. la brioche con il gelato dentro. Madonna. C'è sempre, sì. Ora c'è pure l'app con l'elimina code. Perché c'è troppa Ecco, coda. È diventato famosissimo, quindi adesso si è evoluto. Devo dire che vedi. quantomeno le belle tradizioni sono rimaste, con la speranza che possa riaprire anche il pianeta Viola, perché manca un po' a tutti. Stanno lavorando e secondo me a breve ritorneremo dentro. Il Palacalafiori invece c'è sempre. A proposito di canestri rotti, in tanti ricorderanno che quando venne aperto il palazzetto, subito ci fu la partita con Udine che venne interrotta per il canestro rotto. Che accadde anche nel 2000 perché Manu decise di portarsi a casa il canestro, grazie a Pasquale Fano. Grande. Si sistemò tutto in un attimo durante la diretta della Rai. Ugo, ma qual è il momento più alto della tua carriera? Quello che dici, ma cavolo, questo porterò sempre con me, però carriera di club, non di nazionale, perché la nazionale fa storia a sé. Beh, cioè ogni posto mi ha regalato qualcosa di importante. Cioè, forse la prima cosa importante arrivò con gli Juniors di Reggio, poi il salire della 2 alla 1, la promozione, e da lì in poi, cioè, tutte le squadre dove sono stato, tranne Milano, tutte le altre sono arrivati trofei importanti. Quindi è difficile identificare uno e dire: no, questo è stato il momento più importante. Cioè, ogni squadra mi ha dato sempre qualcosa, come sempre. Il maggior numero di partite sono sconfitte, e questo devi essere in grado di poterlo accettare. Certo, ci sono modi di perdere e modi di vincere. Quindi la cosa importante è che tu dai il massimo, poi si perde, ok, si aggiusta. Però alla fine sono più sconfitte che vittorie.
e quando arriva un titolo, un traguardo importante di quell'annata lì, cioè, ti rimane molto, molto registrato. E quindi, sai, sono, ti ripeto, quella promozione della A2 alla A1 con Reggio è stato bello, è stato molto bello. Ugo, ma per colpa tua giocano tutti a padel in Italia, che è successo? No, come per colpa mia? No, diciamo, sono stato fortunato nella mia vita perché spesso ho trovato persone davanti a me che mi hanno sempre dato qualcosa, mi hanno insegnato qualcosa o mi hanno fatto scegliere la strada giusta. E quando ho smesso di giocare ho trovato questo ragazzo argentino che era maestro di tennis che poi fece anche aveva giocato a padel in Argentina a livello alto, però in Italia faceva il maestro di tennis. E quindi io con lui ho cominciato a lavorare su quello che era la preparazione atletica dei suoi assistiti, quindi il tennis e il modo in cui approcciavano la parte fisica. E a un certo punto lui disse: guarda, sto mettendo i campi da padel, hai mai giocato a padel? Ho detto no, vabbè, te lo insegno, non si sa mai, magari con i principianti. E io ho toccato la racchetta per la prima volta e ho sentito le stesse sensazioni che mi aveva dato la pallacanestro, come vissuto. E da lì poi non l'ho più mollato, l'ho studiato e ho fatto i 3 corsi, sono maestro nazionale, cioè ho il diploma più alto che si possa avere per insegnare, e oggi è un lavoro, oggi faccio 8 ore, 9 ore al giorno di insegnamento, e veramente mi piace. Il basket lo continuo a vedere perché lo commento, però consumo un casino di padel anche a livello video, a livello partite. Mi piace, cioè, mi piace la strategia, mi piace la tecnica, mi piace il gioco in generale. Ma secondo te può diventare, cioè può crescere ai livelli di sport importanti come la pallacanestro, la pallavolo, il calcio a 5? Perché ora veramente sta diventando un fenomeno importante. Hai dei dubbi? No, non più. Però volevo la conferma da te che ci giochi 8 ore al giorno e sei maestro. Esatto, esatto. Io sai qual è il segreto di questo gioco? La immediatezza. Non c'è un altro gioco così immediato. Forse adesso il pickleball che sta nascendo come gioco. Cioè, questo è un gioco che come immediatezza 4 che sono simili si divertono a giocare. A tennis non ti diverti, a tennis entri, se non sai colpire non ti diverti, a basket difficile che ti diverti, a calcetto sì, però a calcetto non giocano né le donne, né i bambini, né gli anziani, ok. Quindi questo gioco secondo me abbraccia un po' tutte le generazioni e permette a chiunque di poter cominciare un'attività fisica e divertirsi. Poi giocarlo bene è un altro paio di maniche, giocarlo bene tatticamente forse è uno dei giochi forse più complicati che io abbia mai visto, però giocarlo da subito, la sua immediatezza, il suo appeal, la sua ancora, e il fatto che oggi abbia questa cassa di risonanza, che abbia questo potere dove milioni e milioni di persone stanno giocando, diventerà sport olimpico in brevissimo, lo rende una cosa unica. Senza mettere dentro quello che è la parte business, la parte affittanza campo, aprire un club e tutto e via dicendo. Sì, io sto parlando solo della poesia dello sport. No, dal punto di vista business qui ormai tutti i campi di calcetto li stanno convertendo in padel, esatto, quindi penso sia così in tutte le città d'Italia, sta diventando un fenomeno popolare. Il conto è facile, non c'è nessun investimento che tu possa recuperare nel giro di 1 o 2 anni. Ok, nel padel sì. Nel padel sì. Cioè, dicono che di un investimento, se tu riesci a recuperare in 5 anni, è un grandissimo investimento. Figurati nel padel che tu investi 200 e forse con 4 campi in un anno hai fatturato 200. Cioè, sì. Poi... C'è un video simpatico su internet di questo gruppo di amici del calcetto dove non va nessuno perché vanno tutti a giocare a padel. Il gruppo tutti che abbandonano e se ne vanno perché no, c'è il padel e poi alla fine questo qui rimane solo perché voleva giocare a calcetto fa parte dell'evoluzione del sport secondo me, certo. E secondo me tanti altri sport devono pensare anche
in maniera diversa, perché il discorso dell'immediatezza secondo me è fondamentale. E tanti altri sport hanno perso grandi occasioni, inclusa la pallacanestro. Ugo, quando vieni a trovarci? Come? Quando vieni a trovarci? Beh, io sono tornato un paio di volte a Reggio e ogni volta che sono tornato, sai, quel solletico alla pancia, quel vedere cose che ti ricordano, cose incredibili, parlare con gente con cui hai parlato nel momento in cui eri militante in quella squadra. Insomma, le volte che sono tornato mi sono emozionato e mi sono proposto di poter tornare più volte. È che a volte le strade della vita ti portano da altre parti, le situazioni, gli impegni, però mi piacerebbe tornare. Magari facciamo una scuola di padel, Ugo Sconocchini, così tu vieni, sali. Ma c'è a Reggio, infatti mi piacerebbe tornare anche per quello, mi piacerebbe molto. C'è la scuola col tuo nome già? No, c'è un credo che ci siano scuole di padel, non con il mio nome. Io ragionavo molto più fantasticamente, bella nome sarebbe bella, sarebbe la giusta congiuntura storica tra la pallacanestro e quello che è venuto dopo. Sentimi, per chiudere, abbiamo perso tantissimi amici, prima nominavi Tonino Giorgi, abbiamo perso Gianni Scambia, il giudice Viola, però volevo un tuo ricordo per chiudere su Gustavo Dolotti, perché ci terrei particolarmente. Io a Gustavo devo tutto, cioè è stato padre, fratello, madre, zia, fidanzata, cioè è stato per me è stato tutto. Non mi perdono il fatto che io non sapevo che non stava bene, io ho un rapporto col telefono che è completamente sballato. Lo so benissimo. È stato, lo capisco e me ne rendo conto, ma è più forte di me e quindi non mi perdono questo, non mi perdono non averlo più visto. L'ho intravisto qualche volta quando sono tornato a Reggio per giocare con un paio di partite così in beneficenza, però poi ci siamo un po' persi di vista e questo non me lo perdono, però per me, cioè, se io sono riuscito a fare determinate cose nella mia carriera, molto merito è anche suo, molto merito sì, è anche sì, suo, mi ha educato, ero un indiano senza regole ed è riuscito insieme agli altri e molto lui a con la sua tranquillità, con la sua dolcezza, a farmi vedere qual era la strada giusta. Situazioni delicate, mettere un nome anziché un altro è sempre qualcosa di complesso, però sapendo il legame che c'è tra Ugo e Gustavo, non posso fargli questa domanda specifica. È chiaro che sono tutti importantissimi quelli che abbiamo perso, quelli che sono in vita per fortuna e sono tantissimi, quindi certo. Da Donato a Sandro, Sasha Volkov che torna sempre con piacere, quindi devi sapere che la Viola di oggi, sì, Roberto, certo, la Viola di oggi ha un ucraino che anche lui è cresciuto nel mito. Matteo Lanza. Lo sai che Matteo Lanza, ancora oggi, io ho pure intervistato ed è una persona super, e lo abbraccio. Ancora oggi Matteo Lanza è un mito non per il canestro, ma per quel cavolo di pugno a Jones di Livorno. Cioè, la gente ricorda solo quello. Te lo ricordi? Lo ha portato da sotto canestro nostro fino a metà campo, lo ha riempito di pugni. Sì. Che poi era quando uscì Rocky Balboa in TV, sì. Quindi eravamo tutti carichi, no? Sì. Gli ha dato quattro cazzotti, cioè ogni cazzotto, questo ragazzo qua americano, retrocedeva di 4 metri. Povero. Sì. Beh, poi, però le lotte fra in Toscana, fra Pistoia e Montecatini, cioè fra i fratelli Lanza e Mario Boni, cioè erano Claudio Cripa, cioè erano devastanti, quindi era molto bello anche quella storia lì. Tu lo sai
sai, Ludo Crippa l'ho incontrato a Berlino in occasione di NBA Global Games, giocavano gli Spurs, lui era lì perché lavorava con gli Spurs, e abbiamo cominciato a parlare di Viola, ovviamente, abbiamo tirato fuori storie contro la Kleenex Pistoia di quando giocava lui, storie bellissime, cioè la palazzo è rimasta a tutti nel cuore, forse per te se la commenti e la vedi è diversa, è diversa. Sai perché? Perché bravo, quello ti volevo dire. Prima c'era un senso di appartenenza, capito? Cioè tu firmavi un contratto e sapevi che appartenevi a quella squadra lì per uno, due, tre anni. Oggi io firmo, tu sei padrone di una squadra, io firmo per te, fra tre giorni io non sto bene, arriva un altro, io ti saluto, grazie, arrivederci. Quindi io non sentirò mai quella maglia addosso mia o non sentirò mai la responsabilità di indossare quella maglia. Perché noi in nazionale sentiamo questo... cioè, questo dovere verso questa maglia perché non c'è nessun contratto, nessuno te lo impone, cioè, tu vuoi vestire quella maglia lì, per questo c'è questo legato, questa voglia, capito? Secondo me quello fa in uno sport di squadra fa una differenza enorme e oggi si è perso, infatti gli allenatori sono disperati perché io non posso chiedere a un giocatore di ammazzarsi se non sente la squadra, difficile. E tu la vedi da questo punto di vista, io ti dico che l'indotto, il pubblico, che poi diventano giocatori, allenatori, arbitri, eccetera. Pensa a Reggio Calabria, pensa a quanti bambini indossavano la 5 per Massimo Bianchi o per Sandro Santoro. Cioè, pensa a me che sono cresciuto, cioè tu prima avevi la 7 e io avevo la 7, quando tu hai cambiato numero, io bambino ho preso la 11 perché volevo essere come te. Cioè, sono cose che ti rimangono impresse anche se sono passati 30 anni. Esatto. Paradossalmente questo crea un indotto perché io rimango affezionato alla pallacanestro. Adesso se tu mi chiedi il numero di Paiola della Virtus Bologna, io mica lo so, tu lo sai, esatto. Nemmeno esatto. Di che parliamo? È complicata la situazione, purtroppo è complicata. Ugo, io ti abbraccio, spero di ritrovarti qui, grazie mille per le storie dell'Africa Twin, della Toyota, di una Reggio Calabria bellissima degli anni 90, cioè, grazie mille. Fantastico, io ti ringrazio, grazie di avermi aiutato a aprire questi cassetti della memoria, ogni tanto è necessario per ricordare e per tenere vivo quel pensiero. Ringrazio tutta la città di Reggio e non smetterò mai di amare quello che i regini hanno fatto per me. Tu sai che quando mi vuoi dire qualcosa e vuoi parlare, il mio numero ce l'hai, lo so che col telefono hai rapporto complesso da tanti anni ormai, esatto, tu mi scrivi e ci sentiamo. Esatto, esatto. Fammi vedere quella maglietta, va, fammela vedere di nuovo e poi ci salutiamo. Guarda, grande maglia questa. Madonna mia. Quando la Regione Calabria metteva i bei soldi sulle magliette, esatto. bei tempi. Capito? Anche Bianca, sì, era bellissima. Sì, sì, sì. Sì. Che allora, al pianeta viola, diciamo, le Astorton per tutti. Esatto. Che erano le scarpe primordiali dell'Adidas. Va bene, va bene. Ciao Ugo, ti abbraccio e grazie mille. Grazie mille, è stato un piacere enorme. Baci a tutti. Viola!